Buongiorno, ben ritrovati. Buona giornata a chi va a lavorare, a chi c'è già, a chi oggi si riposa. Buona giornata a tutti. Envy News di oggi dedicata a due immagini che stanno un po' facendo tutti i titoli, diciamo, i titoli un po' più sensazionalistici evocano il cambiamento climatico. Io devo dire, ho molto apprezzato la dichiarazione dei ricercatori che da quella slitta erano trainati, perché sono giudizi cauti di fronte a fenomeni di una certa portata. È giusto non rendere tutto sensazionalistico. Un po' di allarme c'è, e in particolare il fatto che questa situazione per cui i cani stanno trainando questa slitta sulla banchisa polare della Groenlandia, lo stanno facendo su una banchisa che sta fondendo, è un fenomeno che accade, ma come dicono gli scienziati, un po' più in là nel tempo, normalmente verso la fine del mese di luglio, la prima metà di agosto, quando poi le giornate si accorciano molto e riprende a fare freddo. Dal punto di vista proprio della decodifica dell'immagine, ovviamente sembra un po' che questi cani corrano sull'acqua, in realtà non è così, sotto c'è subito sotto una decina di centimetri, 20 centimetri di acqua, che intanto si è fusa. C'è un bello strato di almeno 1,20 m, così dicono i ricercatori, di ghiaccio su cui scorre appunto la slitta. In questo periodo, sempre stando alle testimonianze di chi chi vive o si reca per studiare, in quest'epoca normalmente le tracce, le piste sono sul ghiaccio, invece adesso è iniziata già la fusione. La seconda immagine che sta facendo un po' il giro, c'è anche un video in realtà, è un orso polare bianco, ormai molto grigio, molto sporco, che si addentra in una discarica in Siberia, una discarica di rifiuti dell'uomo, a cercare qualcosa da mangiare. Anche in questo caso, diciamo, i titoli per far leggere l'articolo gridano al cambiamento climatico. Anche in questo caso è probabile che le mutate condizioni dell'habitat naturale dell'orso lo abbiano portato lontano, e quindi ad avvicinarsi all'uomo e a cercare qualcosa da mangiare. Anche in questo caso chi sta studiando l'orso, in generale gli orsi polari, ma questo orso che si trova in questa discarica, lascia presumere che sì, i cambiamenti climatici e il caldo anticipato negli habitat naturali dell'orso abbia una importanza. Dice anche che quell'orso probabilmente si è perso, ha molte lacrimazione dagli occhi e quindi non ci vede senz'altro bene. Tra l'altro, in questi giorni, oggi o domani, il servizio veterinario del luogo cercherà di capire cosa fare di quest'orso. Allora, in generale mi sento di dire che sì, la Siberia, il nord, il grande nord sta subendo gli effetti di un mutamento climatico, di un riscaldamento in particolare, un riscaldamento precoce di un mese e mezzo. Questo lo avevamo già detto anche nel corso del mese di maggio, quando tutti gridavamo un po' un mese di maggio molto freddo. In realtà in quel periodo è stato in quel momento che il Grande Nord subiva invece gli attacchi di un riscaldamento precoce, che è quello che sta causando gli effetti adesso. Da un lato credo che sia importantissimo che continuiamo ad impegnarci e a fare qualcosa per evitare che
questa situazione continui, perché è destinata a peggiorare e a condannarci, dall'altro a evitare toni scandalistici, perché non servono a nulla, serve impegnarsi tutti i giorni a darsi da fare nel quotidiano, anziché gridare al lupo, perché il lupo è più intelligente di noi. Ciao, buona giornata.